Fusion Page in DaVinci Resolve 19. Bentornati ragazzi nel canale Vero Eroe Academy, io sono Alex. Nel video di oggi vedremo la meravigliosa Fusion Page di DaVinci Resolve. Condividiamo subito il nostro desktop. Abbiamo il nostro programma capolavoro DaVinci Resolve, link in descrizione per il download. Allora ragazzi, oggi continueremo a vedere le pagine, okay? Le pagine del flusso di lavoro di DaVinci Resolve e ne vedremo quella che a me piace in assoluto di più ed è stata quella che mi ha spinto a studiare mesi fa DaVinci Resolve, che è quella di Fusion, che è la pagina degli effetti speciali, quindi è una pagina di vero e proprio compositing video, è una pagina di VFX, dove si possono creare di VFX, cioè effetti visivi, ok? È l'acronimo per Visual Effect, effetti visivi. È una vera e propria pagina di compositing. Cos'è il compositing? Adesso ve lo spiegherò. È una vera e propria app Fusion, un vero e proprio programma inserito all'interno di DaVinci Resolve, un po' come sono anche queste altre pagine, no? Quelle di Fairlight e della color page, no? Sono delle vere e proprie, dei veri e propri programmi inseriti all'interno di quel programma, di quel software professionale che è DaVinci Resolve. Quindi è veramente una app, questa di Fusion, veramente pazzesca e vi permette di fare cose incredibili. In molti video che ho studiato mesi fa si diceva che in Fusion, se tu potevi pensare a qualcosa, con Fusion molto probabilmente lo potevi realizzare nei video. Quindi veramente una cosa eccezionale. Vi spiego ragazzi intanto l'interfaccia di Fusion e poi andiamo a scoprire che cosa questa pagina qui vi permette di fare all'interno dei vostri video. Abbiamo nella parte alta, come al solito, abbiamo ovviamente i pannelli della biblioteca, quindi del media pool. Io vedete che ho già inserito un mio video, ma lo vedremo dopo in edit quando creeremo la timeline. Gli effetti che poi sono in questo caso i nodi, che poi andremo a vedere. E abbiamo nella parte destra ovviamente gli altri pannelli, che poi spiegheremo ovviamente più avanti, il più importante dei quali, visto che adesso stiamo vedendo a livello generale, stiamo facendo la panoramica in questo nostro primo video sulla Fusion Page, è il nostro Explorer, il nostro Inspector, che come sappiamo è sempre quel pannello dove andate a modificare le caratteristiche fisiche del clip che state analizzando. All'interno, qui appena sotto, abbiamo il viewer o due viewer, vedete un viewer solo o due viewer, dopo vi farò vedere come si utilizzano questi due viewer. Uno di solito è per visualizzare il nodo e due di solito, il secondo è per visualizzare l'output, ok? Qui in basso abbiamo i nodi principali, vedete? Abbiamo i nodi principali che ritroviamo qui. Qui troviamo tantissimi nodi, ovviamente, guardate quanti ce ne sono. E in questa parte invece troviamo i principali nodi divisi per, poi vi farò vedere come, divisi per tipologia. E qui in basso abbiamo la vera e propria pagina dei nodi, cioè il vero e proprio. La vera e propria, io la chiamo Canva dei nodi, no? È il vero e proprio terreno di gioco sul quale noi andiamo ad applicare i nostri nodi. Bene, abbiamo parlato di nodi, ma che cosa sono questi nodi, ok? Quindi è chiaro, ragazzi, che per chi ha una formazione come anche la mia, di tracce, no? Formate di tracce all'interno di timeline e che quindi sequenze temporali, è chiaro che quando si va a parlare di una Canva fatta di nodi, quindi non di tracce e niente e di nessuna sequenza temporale, è chiaro che ci troviamo un po' spiazzati, no? Ma non vi preoccupate, perché spiegate le nozioni basilari, il tutto diverrà veramente molto semplice e vedrete che pian piano più entrerete nell'ottica, nel concetto di come funzionano questi nodi, e adesso lo vedremo come funzioneranno, vedrete che veramente diventerà facile manovrarli e veramente riuscirete a fare delle cose pazzesche. Quindi mi raccomando, seguitemi e seguite questo video fino alla fine. Allora ragazzi, abbiamo detto Fusion, pagina dove potete inserire, dove potete fare compositing, dove potete inserire i vostri VFX, quindi i vostri visual effect, cioè i vostri effetti video, i vostri effetti speciali, i vostri video, ok? Quindi innanzitutto, che cosa è un compositing, che cos'è un nodo? Per fare questo mi avvalgo di Inkscape, ok? Eccolo qui. Inkscape è un programma, ragazzi, di grafica vettoriale. All'interno del mio canale trovate tantissimi video riguardanti Inkscape. Se volete studiarvi questo meraviglioso programma, andatevi a vedere la playlist all'interno del canale Tutorial Inkscape Italiano. Ci sono veramente tanti video per studiarlo a fondo. Allora,
Perché ho utilizzato Inkscape? Perché voglio farvi capire che cos'è il compositing VFX, quindi il compositing del visual effect, e voglio farvi vedere che cos'è un nodo e come i nodi possono creare delle azioni dei video, ok? Allora, compositing video. Il compositing è appunto una composizione, cioè una composizione di più aspetti, più elementi di video diversi che vengono uniti per creare un unico video, un'unica immagine, un unico video che sia ovviamente il più credibile, il più veritiero possibile, ok? Quindi cosa vuol dire? Che se io ho questo video qui, adesso immaginate che sia un video, chiaramente ragazzi ho fatto questo schema in 5 minuti, quindi non guardate la resa, ma cercate di capire il concetto. Questo è un ragazzo, un video di un ragazzo che salta, questo burrone, ok? Bene, io ho questo video qua, ma a me non piace, io lo voglio arricchire, lo voglio rendere più bello. E allora cosa faccio? Vado a prendere ad esempio qui sotto che non c'è, vado a prendere da un altro video, vado a prendere il mio un lago o un mare e lo vado a mettere qui. Quindi vedete che adesso ho un video con sempre il mio primo video del ragazzo che salta il burrone, ma sotto c'è un mare che scorre. E io non sono contento perché voglio metterci un sole. È una giornata grigia, io ci metto un sole. E un sole cosa fa? Crea un'ombra di luce qua, no? Crea un bagliore qui nel ragazzo che salta. E quindi io creerò un bagliore. E lo andrò a mettere qua. Chiaramente è molto semplice, ragazzi, ma per farvi capire, no? Sono tutti elementi di video diversi che io vado ad unire e creare una composizione in un unico video. Non mi piace lo sfondo, è magari c'è uno sfondo piatto dietro, vado a prendere le montagne e le vado a mettere qua. Boom, vedete che io ho unito elementi di 5 o 6 video diversi e li sono andati ad unire. In questo unico video adesso io ho un ragazzo che nel mio video salta il burrone, ma sotto c'è un bel mare che scorre, un bel sole che crea un'ombra nel mio video, nel mio ragazzo che intanto salta, e dietro ci sono delle montagne. Quindi ragazzi, una composizione è un insieme di più elementi di video diversi per creare una scena di un video che sia il più, ovviamente una scena di video non reale, ma che sia il più reale e più realistica possibile. Bene, come facciamo a fare questo? Lo facciamo in Fusion, attraverso i nodi. Quindi che cosa sono i nodi? Questo, ragazzi, è un concetto fondamentale. Si passa dalle tracce video ai nodi. I nodi, vedete, ho fatto questo schema. Questo è un nodo, ok? In Fusion noi lavoreremo tramite questi nodi. Cioè, un nodo è un'azione. Voi dovete considerare un nodo come un'azione. Un'azione che permette di fare varie altre azioni, no? Quindi vari altri collegamenti, varie altre visualizzazioni, maschere, eccetera. Quindi se voi avete un nodo, avete sempre un input, anzi più input, quindi avete ad esempio tre input, in questo caso di colore diverso, vedete? Quindi ogni input che è simboleggiato da un triangolo in entrata, ok? Perché entra, quindi ovviamente è un triangolo in entrata, di colore diverso. Ogni colore ha una sua funzione. Quindi ad esempio avremo sempre un triangolo giallo a seconda del nodo, ragazzi, quindi non sempre, però sapete che se trovate un triangolo giallo in entrata sarà un input di background, cioè un input di sfondo, quindi un'immagine che andrà a creare uno sfondo. Se avete un input verde, vedete un triangolo verde, sarà un input molto probabilmente di foreground, cioè di primo piano, quindi un'immagine che andrà in primo piano. Adesso capite un po' il concetto, poi vedrete che quando andremo a fare gli esempi dopo sarà tutto molto più semplice. Abbiamo un altro tipo di input di colore diverso, quindi di tipo diverso è un input mask, cioè un input di maschera. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se ad esempio io avrò due immagini, avrò un'immagine che collegata qui sarà l'immagine in primo piano, collegata qui avremo un'altra immagine che sarà in sfondo. E qui avremo un input di maschera, quindi un input che mi andrà a mascherare parte di questa immagine, ed è un'ellisse, quindi mi visualizzerà solamente l'ellisse, ok? E ovviamente abbiamo un output. L'output è quello che ci rende questo nodo qui. Questo nodo qui ci dà una risultante di questo tipo qua. E lo andremo a mettere, ad esempio, nel media out, no? Per visualizzare quello che stiamo facendo. Quindi l'output, la nostra risultante, vedete, è sempre un quadratino grigio. Quindi input triangoli in entrata, vedete, sono input al nodo e un triangolo grigio sarà sempre un output. Il nodo è un'azione che noi andiamo a fare di un certo tipo. Cosa vuol dire, ragazzi? Vuol dire che io ho fatto un esempio, mi piace sempre fare questo esempio qua. È un esempio della pasta, no? Cioè quando noi andiamo a creare la pasta, immaginiamo di creare, di andare a cuocere la pasta con il sugo attraverso i nodi. Ognuno di questi testi è un nodo, ok? Quindi
Io prendo la pasta, quindi con un nodo prendo la pasta, con un altro nodo prendo una pentola, li unisco e cuocio la pasta. Ok, quindi avrò nodo pasta, nodo pentola e io insieme avrò un nodo cuoci pasta. Poi prendo un altro nodo separato, quindi un nodo sugo, prenderò un nodo padella, ok, e li unirò e creerò un cuoci sugo. Quindi vedete che sono proprio ognuna un'azione. Quindi prendo pasta, prendo pentola e cuocio pasta. Insieme queste due, quindi le risultanti di queste due, quindi cuoci pasta e cuoci sugo, questa in realtà andrebbe meglio così, ok? Perché ovviamente dal nodo, vedete, è l'output del nodo questo, e questo è l'output di questo nodo. Quindi uniti l'output di cuoci pasta e cuoci sugo, li creo, li unisco di nuovo in un... faccio così, ok? Li unisco di nuovo insieme, questi due nodi, quindi la pasta cotta e il sugo cotto, li unisco e la mia risultante sarà la pasta condita. Quindi vedete che ogni nodo è un'azione che io faccio, che vado ad unire l'uno con l'altro per darmi una risultante. Questo è il concetto, ragazzi, dei nodi, in maniera molto molto semplice, che può sembrare anche di primo acchito vi può spaventare, perché siete ovviamente magari spaesati, perché non avete mai lavorato con i nodi, ma vi assicuro che sarà veramente molto semplice, capiti i concetti basilari. Torniamo al nostro DaVinci Resolve. Andiamo quindi a vedere, okay, questo discorso, questi nostri nodi, no? Come si esplicitano a livello proprio pratico. Quindi noi come passiamo alla pagina Fusion? Se noi siamo qui alla pagina Edit, che abbiamo ovviamente già visto, e se non avete visto il mio video sulla pagina Edit, importantissimo, vi lascio il link qui in alto a destra per andarvelo a rivedere, video fondamentale all'interno del flusso di lavoro di DaVinci Resolve. Prendo il mio video, ho cercato questo video, veramente di pochi secondi, 5 secondi credo che sia, e lo vado a prendere, lo vado a mettere qui nella mia timeline, e chiaramente lui mi creerà la timeline 1. Ok, andiamo a vedere. Vedete che c'è questa città con queste stelle cadenti, vedete che cadono. Bene, 5 secondi, video molto semplice. Per passare alla Fusion Page, quindi a andare a modificare tramite nodi questa immagine, che è questo video che sarà un'immagine, questo video che mi creerà un nodo ovviamente in Fusion, o faccio tasto destro e clicco su Nuova Clip Fusion, oppure direttamente selezionandolo passo, vedete, alla Fusion Page, e lui in automatico mi crea un Media In 1 che sarà questo, ok? Sarà questo video, e è collegato al Media Out, ovviamente perché sono collegati, perché mi fa l'inizio in questo caso uguale alla fine, nel senso che è lo stesso video, non ho fatto nessuna modifica. Questo è un nodo, vedete che ha la stessa tipologia del nodo che vi ho fatto vedere prima su Inkscape. In questo caso vedete avrà un'entrata, un input, vedete che è un effetto di maschera, che è blu, vedete, e un output, vedete che è un quadratino grigio o bianco. Allora, qui abbiamo i nostri due visualizzatori, come dicevamo. Questi due visualizzatori sono il visualizzatore del nodo e il visualizzatore dell'output. Diciamo, normalmente vengono, io li posso anche assegnare in maniera diversa, ma normalmente si usano così. Come faccio io ad assegnare il viewer a un nodo? Clicco sul nodo e clicco 1 o 2. Vedete questo pallino? Questo è il pallino del viewer 1 e del viewer 2. Vuol dire che è attivo sul viewer 1, ok? E vedete che infatti io ho il mio nodo all'interno del viewer 1, e qui vedete che ho il mio media out, che è esattamente uguale al media in, in questo caso perché non ho fatto modifiche, sul viewer 2. Se io clicco 1 qui, vedete che sarà attivo sull'1 e sul 2, ok? Sarà attivo il media out sia sul viewer 1 che sul viewer 2. Clicco di nuovo qui e clicco su 1. Bene. Quindi in questo caso è molto utile questa visualizzazione, perché io vado a vedermi il nodo cos'è e poi vado a vedermi in automatico la risultante, che è il media out, quindi il risultante che io avrò nella mia edit page una volta fatto tutto. Bene, ma andiamo a vedere quindi come funzionano nel dettaglio, proprio a livello pratico, i nodi. Quindi io prendo un nodo a caso, il nodo blur ad esempio, quindi il nodo di sfocatura, lo prendo, lo trascino e lo porto nella mia canva dei nodi, ok? Lo metto qui, vedete che quando diventa blu vuol dire che io posso agganciarlo, lo lascio e vedete che è agganciato, vedete, nel suo input avrà qui il media in e nel suo output è collegato al media out. Quindi voi dite, ma non è successo niente. Certo, perché io devo andare a modificare i parametri del blur. Questo nodo cosa mi dice? Mi dice, ok, io ho il media in, ho questo video che è questo, voglio sfocare questo in maniera tale da avere qui un video sfocato, ok? Quindi clicco su blur e vado in Inspector, in Explore,
Vedete che se io vado a modificare i parametri, boom, vedete? Mi va a modificare il mio media out, cioè il mio clip che poi vedrò nella edit page. Qui non mi sfuoca perché ho il media in, in questo caso il media in è questo, è il nodo, quindi ovviamente non mi fa vedere qui la sfocatura, ma me la fa vedere qui che è la risultante del mio nodo. Quindi veramente molto molto semplice. Qui posso andare poi ovviamente in Inspector a modificare 1000 parametri, pensate, per ogni nodo andare a modificare ogni parametro e tra l'altro anche con i keyframe. Quindi tolgo, l'esplora, chiudo. E se io voglio andare ad esempio a creare una maschera, vedete che c'è un input di maschera, un input triangolino blu? Se io voglio andare ad esempio solamente a visualizzare il mio blur in un'ellisse particolare, magari in questa parte qui dell'immagine, voglio che la mia sfocatura sia solo in questa parte qua con un'ellisse. Prendo ellisse, lo vado a mettere qui, vedete? E lo vado a collegare, adesso ancora non è collegato, vedete? Lo vado a collegare con l'output al mio... Vedete? Al mio input mask del blur. Vedete che mi ha creato questa maschera sfocata. Mi sta dicendo, tu maschera agiscimi sulla mia sfocatura che agisce sulla prima, sul media in. Lo prendo e lo vado a mettere, poi che posso fare tutte le modifiche, vedete, un'ellisse, lo vado a mettere qua. Boom. E vedete che io ho esattamente la mia parte sfocata ed è un video, ragazzi, eh? È tutto nel video, vedete, io sto adesso facendo play nel video, vedete? E lui mi ha sfocato questa parte qui proprio come volevo. Quindi i nodi agiscono in questa maniera molto molto semplice. Ogni nodo un'azione. Un'azione sul nodo che agisce. Andiamo a vedere quindi i principali. Togliamo, quindi selezioniamo, vedete, tenendo premuto entrambi i nodi, clicchiamo su Cans e andiamo a toglierli e ripristinare la nostra situazione iniziale. Bene, qui posso regolare, quindi abbasso un po' il mio... alzo un po' la mia canva dei nodi, perché adesso voglio farvi vedere i principali nodi. Adesso porto giù questi nodi, li metto qua, ok, e voglio farvi vedere i principali nodi. Come vi ho detto, tutti i nodi sono qui in effetti, vedete, quindi ogni nodo di questo tipo è un effetto che io posso andare ad utilizzare per andare a modificare ovviamente le mie clip. E pensate a tutti questi nodi con tutte le regolazioni che possiamo fare, cosa possiamo andare a fare all'interno dei nostri video, veramente dei visual effects, dei VFX veramente pazzeschi. Ma i nodi principali, come vi dicevo, chiudo effetti, sono qui su questa barra. Andiamo a vedere i principali, ok? Ne vedremo vedremo la prima parte, poi nel secondo video della Fusion Page vedremo gli altri e vedremo degli esempi, faremo veramente un primo compositing video insieme. Quindi, primo nodo, nodo di background, vedete? Il background è, lo mettiamo nel visualizzatore 1 perché voglio andare a vedere che cos'è, clicco su 1, vedete? E lui nel visualizzatore non mi fa più vedere il media in, vedete? Ma mi fa vedere il background. È un colore di sfondo, un colore solido che io posso andare a modificare e ovviamente a mettere del colore che più mi piace, so giallo ad esempio, vedete? Posso andare a fare tutte le regolazioni che voglio, posso andare a fare anche un gradiente che conosciamo bene da GIMP, di qualsiasi tipo. Voglio fare un gradiente di qualsiasi colore, posso tranquillamente farlo. Andiamo a fare adesso un gradiente orizzontale ad esempio. Bene, io posso avere però anche ad esempio un nodo di fast noise. Il fast noise cos'è? Il fast noise, se io clicco su uno, vedete, è questa nebbia, questo effetto nebbia. Quindi questo vi serve se voi dovete fare appunto magari un effetto nebbia nei video. Il fast noise è veramente perfetto perché dà proprio questo rumore veloce, no? Si chiama fast noise. Abbiamo poi il testo ovviamente è chiaro che si tratta di un testo, quindi clicchiamo su uno, lo vediamo qua, si tratta ovviamente di un testo, un titolo che io posso andare a scrivere. Mettiamo Fusion Page, ovviamente con tutte le regolazioni del caso, quindi colore, andiamo a mettere verde e posso andare ovviamente a cambiare la dimensione, posso andare ovviamente a fare tutte le regolazioni con anche i font che preferisco. E voi mi direte, come mai però si vede qui nel nodo, chiaramente si vede nel visualizzatore del nodo 1, ma non si vede nel visualizzatore finale, cioè nel media out? Ovviamente perché non è collegato, vedete? Io per collegarlo dovrò andare, in questo caso, siccome sono nodi d'immagine questi, no? Questi sono tutti considerati nodi, troverete, d'immagine. Io per andare ad unire due immagini, quindi andare a fare un blend di due immagini, devo utilizzare un nodo di merge, che poi lo vedremo più avanti, un nodo di unione.
Quindi, vedete, merge significa unione, quindi se io vado a prendere l'output e lo vado a mettere qui, nell'input, vedete, del merge, io avrò questa immagine unita a questa. Vi ricordate? Prendo la pasta, prendo il sugo, boom, vedete che ho il Fusion Page, la scritta sopra il mio media 1. Infatti il media out è la risultante di questa immagine unita a questa. Adesso tolgo e tiro via il merge, che non ci interessa al momento. Questi porto su un po' questa parte e porto giù un po' il mio visualizzatore dei nodi. Questi sono i primi, vedete che sono separati qui nella mia barra, sono separati da dei separatori. Perché? Perché sono dei nodi di tipologia diversa. Questi primi quattro nodi sono nodi di immagine. Lasciando un attimo da perdere il paint, che poi vedremo più avanti. Vabbè, lo possiamo mettere lo stesso, tanto è comunque un nodo che permette di appunto dipingere, no? Fare il paint. Questi sono nodi che io posso andare a raggruppare, e per raggruppare, giusto una visualizzazione, ragazzi, intanto facendo sulla Canva come con GIMP, CTRL e rotolina del mouse, vado a fare lo zoom. Io posso andare a richiamare i nodi velocemente con Shift e barra spaziatrice. Vedete? Ho qui già il Select Tool, vedete? Il selezionatore dei nodi. E clicco, scrivo Underlay. Ok, Underlay è praticamente l'etichetta. Aggiungo, vedete, aggiungo un'etichetta e ci faccio rientrare tutti questi nodi qua. E la mia etichetta la vado a chiamare, posso rinominarla con F2, anzi con function F2, e vado a rinominarla nodi di immagine, anzi nodi immagine. Boh, gli altri li lascio uguale, ok, cancello. E vedete che ho i miei primi nodi, che sono questi quattro, che sono nodi di immagine. E se io voglio continuare la mia carrellata, quindi metto qui il nostro media out, la nostra seconda categoria, vedete, raggruppa queste quattro tipologie di nodi. Sono i nodi, vi ripeto, i più utilizzati, ok? È un nodo di, vedete, se io clicco qui, di color corrector. Vedete che ha più tipologie di input. Vi ricordo che ogni colore ha un input particolare, ok? Vedete, blu è sempre il mask, vedete? E, ha più input perché ovviamente posso collegarci diverse tipologie di nodi, ok? Quindi io cosa faccio in questo caso? In questo caso prendo il mio media in, lo collego qua, collego l'output del color corrector al mio media out e vado a modificare. Adesso porto giù un po' il nostro, faccio così, il nostro visualizzatore, così lo vediamo meglio, e vado nel mio explore col color corrector attivo, quindi vedete che ho qui color corrector, vado a modificare, vedete, boom, e vado a creare queste gradazioni di colore che, come sapete, posso mascherare, fare mille altre cose unendo altri nodi a questo mio nodo di color corrector, vedete? Oppure io posso prendere ad esempio un curve di colore, ok? Color curves, qui vedete che sono, vedete ragazzi come sono tutti termini che ripercorrono nei vari programmi che abbiamo visto, no? Il color correction e le curve di colore in GIMP, quante volte le abbiamo trattate? Mille volte, no? Quindi se avete seguito i miei video su GIMP sapete benissimo cosa sono le curve di colore. Quindi io vado a prendere, vado a mettere qua, vedete, vado a collegare, vedete, il nodo delle curve di colore, vado in Explora e vado ad esempio a, vedete, ad abbassare i bassi toni, vado ad alzare le alte luci, quindi vado a contrastare ad esempio, vedete, il mio video. Chiudo l'esplora, vado a prendere il mio brightness contrast e ovviamente sarà la stessa identica cosa, esplora e vado a dare un, vedete, vado a modificare tutti i parametri della luminosità e del contrasto al mio video. Ancora abbiamo il nostro blur che abbiamo già visto, quindi ovviamente devo fare l'effetto di sfocatura, ok? Quindi ragazzi, veramente concetti basilari ma che sono chiaramente fondamentali, vedete che va a sfocare, concetti fondamentali ragazzi ma che sono basilari per la comprensione di quello che noi possiamo fare con questo meraviglioso, questo meraviglioso plugin, questo meraviglioso programma che è Fusion all'interno di DaVinci Resolve. Questi quattro nodi andiamo, come abbiamo visto, con Shift e barra spaziatrice, underlay, andiamo a prendere il nodo di underlay, andiamo a metterci dentro tutti questi nodi, ok, facciamo uno zoom e andiamo a chiamare questi con function F2, andiamo a chiamare il nostro underlay, la nostra etichetta nodi colore, e gli altri lasciamo invariati.
Quindi ragazzi, abbiamo visto i primi 8 nodi fondamentali, che sono 4 nodi di immagine, 4 nodi colore, che noi possiamo utilizzare ovviamente nel nostro media in per darci un risultante in media out. Quindi se io ad esempio vado su blur, vado su explore, vado a dare una sfocatura, io cosa avrò come risultante? Il media out. E se io torno nella mia edit page, vedete che avrò il mio video sfocato, quindi avrò il risultante di quello che io ho creato e mi si è creato nel media out, cioè qua. Quindi ragazzi, abbiamo visto cosa è la Fusion Page, cosa può fare la Fusion Page. Abbiamo visto i primi nodi, i primi 8 nodi fondamentali della nostra barra, ok, per il nostro metodo, la nostra metodologia di lavoro con i nodi. Abbiamo creato le nostre prime azioni con i primi nodi. Nel prossimo video vedremo ancora altri nodi e soprattutto faremo il nostro primo compositing video. Quindi ragazzi, mi raccomando, se vi è piaciuto questo primo aspetto, questo primo video della pagina meravigliosa di Fusion Page di DaVinci Resolve 19, lasciatemi un commento, ditemi cosa ne pensate di questi video che sto facendo, venitemi a trovare sul mio profilo Instagram vero_academy, iscrivetevi al canale perché arriveranno nuovi video di estremo valore come questi. Noi ragazzi, come sempre, ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao e grazie a tutti.